Eccoci alla prima domenica di Quaresima. La Quaresima da vivere in piena pandemia nella nostra storia. Ascoltiamo quindi il Signore che ci parla oggi attraverso la sua parola. Il primo argomento, sembra strano, è quello del diluvio. Niente di più assimilabile al diluvio del nostro tempo. Quante volte si sente dire che la pandemia ce l'ha mandata Dio e siamo talmente cattivi che non poteva non punirci. Ecco, oggi la parola di Dio ci dice chiaramente che questo non è vero. Noi siamo nella pandemia, siamo nella sofferenza, però non l'ha mandata Dio. Addirittura dopo il diluvio, ha mandato un segno, l'arcobaleno, per dire che lui non manderà mai più il diluvio. E chi è l'arcobaleno? L'arcobaleno è Cristo, l'arcobaleno è Gesù, che davanti al Padre implora continuamente per noi grazia su grazia. E addirittura l'acqua del diluvio, che è stata oggetto di punizione da parte di Dio, diventa strumento di salvezza. E infatti ci stiamo preparando durante questa Quaresima al grande momento della celebrazione del nostro battesimo, quando rinnoveremo le promesse battesimali e diremo che crediamo in Dio e ci sentiremo da dire da Lui che crede in noi. Questa è la nostra Pasqua. E poi finalmente il Vangelo. Il Vangelo è il Vangelo delle tentazioni. Gesù, prima di cominciare la sua vita pubblica, è andato per 40 giorni nel deserto a vivere di preghiera e di digiuno. E nel deserto gli è stato tentato dal diavolo. Quali saranno state le tentazioni di Gesù? Quali particolari tentazioni avrà avuto? Gli evangelisti ci riportano le tre tentazioni che riguardano proprio la sua missione. La sua missione. Ma ho letto interessante un'applicazione di Origene che, parlando della tentazione dei monaci, dice che l'unica tentazione su cui poteva essere tentato Gesù come uomo era la ascedia, cioè a dire la noia, la tristezza, la noia. Star solo nel deserto, lì è vero stare col Padre e pregare, ma dice va bene, dice ora vado, ci sono già stato, me ne vado. E quante volte, e questa è, credo, anche la tentazione più grave del nostro tempo di pandemia, la acedia, la noia di stare in casa soli, la noia di stare sempre lì, la noia di stare fissi lì, anche se lavorate in casa, poi alla fine ci si stufa, i ragazzi di non vedere i propri compagni, gli impiegati di non vedere i propri colleghi. L'acedia, che cosa ha prodotto l'acedia? Questo purtroppo ve lo posso dire, perché ci sono i documenti. Durante il tempo di pandemia sono aumentati spaventosamente l'uso della pornografia. È terribile pensare che ci siano delle persone che si demoliscono davanti a immagini pornografiche che distruggono la propria capacità di amare. Sono stati offerti così film pornografici gratis e sono andati a ruba. Parla chiaramente le statistiche di questa tristissima situazione. Non voglio dire, per carità, una nazione, un popolo intero a guardare immagini pornografiche, che è schifoso, ma sicuramente il numero spaventoso che se ne serve preoccupa. Attenti. Il secondo è la noia. È stato rilevato anche che durante questo periodo in Cina sono fortemente aumentati i divorzi e le separazioni.
vivere insieme anziché crescere nell'amore, ci si viene a noia, ci si stanca. E allora la separazione. Amici, affrontiamo una quaresima pandemica. Attenzione alle tentazioni. Ve ne ho accennate soltanto una che produce la pornografia e la separazione, anzi la comunione. A me abbiamo bisogno della preghiera e del cammino della croce che settimanalmente io vi propongo per poter davvero reggerci in piedi e fare di questo tempo di silenzio e magari di separazione un tempo in cui si cresce nell'amore e nella nostra comunione con Dio. Buona Quaresima.